come sempre Spitil non molla l'avversario e applica un marcamento veramente pesante, pochi errori da parte sua nella conduzione della barca a velocità ridotte. E devo dire che fino adesso in partenza è stato sicuramente il dominatore di questa edizione fino a questo momento. Dominatore appunto BMW Oracle Racing con 15 vittorie in 17 match disputati, ma oggi è veramente un altro giorno. Oggi chi vincerà, chi per primo fa due punti, le barche sono vicinissime. Vicinissime qua. Rischio per Oracle, però è anche potrebbe essere. Toccati addirittura. Esatto. La richiesta di penalità da tutti e due gli equipaggi. Questa è curiosa. È curioso. Infatti, Spitil 16. E Spitil rimedia una penalità per questa collisione con Emirates Team New Zealand. Quindi subito grandi emozioni dal campo di regata di Dubai. Adesso rivedremo quanto accaduto in slow motion, ovvero in replay. E la prima penalità dell'evento. Come tante volte succede, Team New Zealand si protegge, usa moltissimo la parte dietro della barca. Matteo si ricorderà che noi anche a Auckland abbiamo preso una penalità con questo. È veramente difficile reagire a questa mossa di Team New Zealand, che continua a ruotare finché non ti tocca. Delle volte viene data un po' di protezione alla barca sopravento, invece gli umpire in questo caso non l'hanno fatto. In effetti Team New Zealand aveva messo il Genoa a collo molto prima, aveva cominciato molto prima di Oracle ad andare via.